proseguono le indagini sull'incidente avvenuto ad Alatri lo scorso 31 marzo, che ha portato alla morte di Daniele Stirpe, 47enne di Frosinone, e al ferimento dello zio di Daniele, un 64enne di Frosinone. Entrambi sono stati investiti da una Smart guidata da una 27enne con a bordo il fidanzato 29enne, entrambi di Alatri. A tutt'oggi ancora le indagini sono aperte, quindi stiamo aspettando la chiusura delle indagini. L'unica cosa che siamo riusciti a trapelare, diciamo, forse c'è stato un colpo di sonno da parte di entrambi i ragazzi che erano all'interno della Smart. Si tratta di omicidio stradale colposo, ripeto, è un'ipotesi perché attualmente siamo ancora in fase di indagine. Si tratta di omissione di soccorso, per cui le persone non si sono fermate a prestare soccorso. Poi ci sarà da valutare anche se sarà il nesso di causa, eventualmente con purtroppo il decesso di Daniele. Oltretutto c'è anche l'ipotesi di calunnia ed autocalunnia. Perché? Perché queste due persone si sospetta, ma ancora dobbiamo aspettare l'esito delle indagini, che possano essersi scambiate al volante. Ed è perciò, per questo ringraziamo la procura per un'indagine che sta facendo estremamente puntuale. Un anno dopo, i familiari della vittima chiedono giustizia. Dopo, quando ci hanno un po' spiegato la dinamica dell'incidente, sinceramente veramente è stata una cosa che noi familiari non accettiamo, perché ti puoi rassegnare a una morte per una malattia, ma non ti puoi rassegnare a una morte per un incidente causato da due ragazzi che erano comunque andati a divertirsi e a quanto pare abbiano avuto un colpo di sonno e hanno perso comunque il controllo della macchina e sono andati a urtare contro Daniele, che comunque gli ha fatto da palo, perché se non ci fosse stato Daniele, non lo so, a quest'ora penso che i familiari stavano piangendo due persone. E quindi io spero veramente che alla fine di questa indagine ci possa essere comunque una pena non simbolica ma giusta. Perché comunque non ogni ragazzo, io anche ho due figli, sono una mamma e io comunque insegno ai miei figli che devono sapere quello che si può fare e quello che non si può fare. Ognuno di noi deve sapere i propri limiti, fin dove ci si può spingere, ma non basta solamente dire ah, mi dispiace, è successo, io adesso non ci posso fare niente. No, ci vuole veramente un percorso di pentimento, perché altrimenti io delle loro scuse, qualora ci venissero fatte poi in seguito, perché fino ad oggi non c'è stato proprio nessun approccio da parte loro, io sinceramente non ci faccio proprio niente. Quindi mi auguro veramente che gli venga data una pena giusta, punitiva,